Buongiorno di nuovo a tutti, buongiorno a chi è qui in Sala delle Colonne, ringrazio le autorità, gli amici, i compagni di viaggio presenti e anche per chi ci segue in streaming. Terzo anno del mandato dei nostri direttori artistici di danza, musica e teatro. Vabbè, viene in mente una cosa banale, sembrano un po' le stagioni della vita, avete superato l'adolescenza, poi la giovinezza, quest'anno arrivata alla maturità, mi auguro, essendo da un punto di vista anagrafico il più vecchio, di vedere anche la vostra vecchiaia da direttori artistici, però penso che come i vostri predecessori il passaggio in biennale vi abbia destinato all'eternità. Quindi dovete meritarvelo quest'anno e anche il prossimo e vi faccio veramente tantissimi auguri. Vi dirò poche cose, che trovate il giornalista in cartella stampa, però quest'anno abbiamo deciso di invertire l'ordine degli interventi, diamo la parola prima alla musica, poi alla danza e poi al teatro, e questo naturalmente non solo in omaggio alla signora presente, ma perché è giusto che ci alterniamo, siamo all'età adulta, prendiamo decisioni diciamo più importanti che negli anni precedenti, ma ci sono delle novità importanti a cui tengo molto, decisioni prese da tutta la Biennale, naturalmente, e dal Consiglio d'amministrazione, e adesso ve le annuncio leggendo brevemente il mio introduzione alla cartella stampa. La Biennale ha deciso quest'anno di aumentare le risorse e il sostegno destinati ai settori danza, musica e teatro e ai rispettivi festival internazionali. Questi festival non sono mai stati concepiti come rassegne per mostrare il meglio delle produzioni nei campi di competenza dei tre direttori artistici, ma come lo sviluppo di un progetto che arricchisca conoscenza e sperimentazione in coerenza con il mandato quadriennale. Un ruolo molto importante assume l'attività del programma biennale College Danza, Musica e Teatro, che per tutte e tre le arti dal vivo ha prodotto risultati straordinari, non solo scoprendo giovani talenti, ma facilitando anche la loro immissione nel circuito di compagnie internazionali, se non addirittura in strutture permanenti di primaria importanza, merito del lavoro dei direttori. Le maggiori risorse consentiranno anche al pubblico di poter più agevolmente assistere agli spettacoli che avranno un maggior numero di repliche, masterclass, installazioni e attività interdisciplinari. Soprattutto consentirà alla Biennale di affidare commissioni, produrre o coprodurre nuovi spettacoli, colmando in parte, soprattutto nel settore musica, una falla nell'impegno pubblico rispetto a quanto si fa in altri paesi. Il lavoro dei direttori artistici Wayne McGregor, Lucia Ronchetti, Stefano Ricci e Gianni Forte ha dimostrato nei primi tre anni del loro mandato le infinite possibilità nel tessere un filo ininterrotto fra i maestri del passato, artisti contemporanei e professionisti del prossimo futuro. In questo modo si dà concretezza a quanto spesso si afferma ma difficilmente si realizza. Far crescere donne e uomini all'inizio delle loro carriere, alimentandoli della lezione di chi li ha preceduti con spirito innovatore e di ricerca. Solo un'istituzione multidisciplinare come la Biennale di Venezia, internazionale per costituzione, capace di interpretare le diverse contemporaneità che hanno costituito la sua storia, può assolvere a questo compito, avvalendosi anche delle nuove tecnologie e mezzi espressivi per inventare nuovi linguaggi e inedite collaborazioni. Devo dire che questi quattro signori, ma tre direttori, hanno assolto in maniera, a mio avviso, egregia questo compito e l'entusiasmo con cui e i numeri delle persone che hanno fatto le applicazioni, le domande a partecipare ai college ne danno la prova e i risultati sono talmente straordinari che mi auguro che al fine del loro quadriennio si possa, anche guardando a chi li ha preceduti, creare una mappa di quello che è successo ai giovani artisti che hanno partecipato alle attività di college.
Ringrazio il Ministero della Cultura e la Regione Veneto per il loro contributo e sostegno ai settori danza, musica e teatro. Ringrazio la RAI con la quale abbiamo rinnovato la partnership e la stampa che ci segue e quanti si aggiungeranno per allargare la platea degli addetti ai lavori e non in Italia e nel resto del mondo. Grazie agli sponsor, in particolare a Bottega Veneto, main sponsor del settore danza. Grazie a tutti per essere qui e vi auguriamo 3 meravigliosi festival. I direttori artistici saranno preceduti da un brevissima clip prima del loro discorso. Partiamo quindi con la musica, direttore artistico Lucia Ronchetti. Buongiorno a tutti. Il Festival della Biennale Musica Micro Music si svolgerà dal 16 al 29 ottobre ed è dedicato al suono digitale, alla sua produzione e alla sua diffusione nello spazio acustico. Presenta un ampio spettro di tendenze stilistiche con nuovi lavori commissionati ad artisti internazionali in collaborazione con i maggiori festival europei. Il titolo Micro Music intende evocare la musica generata attraverso captazioni microfoniche e allo stesso tempo indagare la natura microscopica del suono. E gli artisti invitati da tutto il mondo sono scultori di nuove entità sonore digitali, archeologi musicali alla ricerca di suoni antichi scomparsi, ricercatori della misteriosa e transitoria natura del suono e creatori di inediti affreschi acustici. Brian Eno riceve il Leone d'Oro alla carriera per la sua ricerca sulla qualità, la bellezza e la diffusione del suono digitale e per la sua concezione dello spazio acustico come strumento compositivo. La sua musica ambientale generativa, concepita come un seme capace di autosvilupparsi piuttosto che come un albero già definito in tutti i dettagli, è un nuovo paradigma compositivo ispirato alla biologia che si è rivelato fertile e fondante per le nuove generazioni. Il celebrato compositore, produttore, artista visivo, attivista presenterà al Teatro alla Fenice un nuovo progetto, Ships, in collaborazione con la Baltic Sì, Filarmonica, diretta da Christian Jarvi, con la partecipazione dell'attore Peter Serafinovic, il collaboratore storico di Brian Eno e chitarrista Leo Abrahams e Peter Chilvers, sul palcoscenico insieme allo stesso Brian Eno. Una videoinstallazione basata su tecniche generative riguarderà Brian Eno e sarà creata dal regista fotografo americano Gary Hastwit insieme con l'artista digitale Brandon Downs e presenterà molto materiale proveniente dall'archivio privato dell'artista, quindi materiale inedito. Il Leone d'Argento 2023 è attribuito al matematico, programmatore, professore e performer statunitense Miller Pack, rinomato nel contesto musicale per l'ideazione e lo sviluppo dei due dei più importanti software
per lo sviluppo del suono e il trattamento del suono in tempo reale e la sintesi di nuovi suoni digitali, ma molto altro, i software Max MSP e Pure Data. E il festival si compone di 6 diverse sezioni. Nell'ambito della prima sezione Sound Microscopies ci saranno lavori commissionati dalla Biennale Musica legati alla complessità del suono e alla diffusione del suono nello spazio acustico. Sono commissioni a Brian Eno, Miller Packett, Francesca Veronelli, Johanna Bailey, Marco Schmickler, accanto a prime italiane di Morton, Subotnik, Mariana Amaci e celebrati lavori di Robert Henke e Fausto Romitelli. Il concerto inaugurale è aperto da As Alive and Breeze di Morton Subotnik, compositore novantenne che festeggia quest'anno i 60 anni dalla sua prima apparizione alla Biennale Musica nel lontano 1963 e realizzerà una performance live dove elabora il suo stesso respiro, i suoi stessi gesti vocali per creare un ambiente tecnologico unico ma anche molto intimo, animato dal video di Lilevan. E nella seconda parte del concerto, grazie alla ricostruzione di Bill Dietz e dei membri originari degli ensemble Swish and Tone e Contrenchon, sarà possibile ricostruire il concerto installativo Glia della pioniera, celebratissima pioniera americana della musica elettronica, Marianne Amaci. E questo lavoro è basato sui suoni ottotonici, che sono frequenze emesse dal nostro stesso sistema acustico, che vengono in qualche modo sollecitate dalla musica in modo da creare una speciale empatia tra gli esecutori e il pubblico, un pubblico di ascoltatori che potrà girare liberamente nelle bellissime 2 navate aperte del Teatro Alletese, quindi per una nuova avventura dell'ascolto che è stata organizzata insieme al Festival CTM di Berlino. Francesca Veronelli presenta la prima assoluta di un grande nuovo affresco sonoro, Songs and Voices, commissionato dalla Biennale Musica con il Ministero della Cultura francese, l'IRCAM, il GMEM, Centre National de Création Musicale de Marseille, il GRAM di Lyon, il Festival Eclat di Stoccarda. È un grande lavoro per l'ensemble Sebarré e Neue Vokalsolisten, dove Francesca Veronelli indaga compositivamente l'assenza del canto e il silenzio vibrante e colorato dell'eco di un canto solo immaginato. Johanna Bailey presenta, una compositrice inglese molto rinomata, presenta 1979, che è una commissione della Biennale Musica in collaborazione con il Festival Donaueschingen, Musiktage, Rainy Days e Wien Modern con Ictus, e si basa sulla ricostruzione compositiva di onde acustiche che continuano ad esistere per l'eternità in uno spazio dopo che la sorgente sonora ha emesso il segnale. E Marco Schmickler, compositore tedesco di musica elettronica, presenta Glockenblut Spectre Santa Maria de Carmini, dove analizza il suono delle campane della chiesa veneziana e ne sviluppa il plenum potenziale. Robert Henke, ingegnere e compositore, tra i principali ideatori del popolare software Ableton Live, presenta al Teatro Malibran il suo rinomato progetto CTM 8032 per 5 computer Commodore degli anni 80, quindi un progetto che fa parte della nuova tendenza di archeologia informatica, media archeology. E Miller Packett presenta la prima assoluta di Knock per elettronica e percussioni con il collettivo Oder, formato da Miller Packett con Irvin. E la presenza di Professor Bad Trip di Fausto Romitelli, che compirebbe quest'anno 60 anni, è dovuta al riconoscimento crescente del suo lavoro pionieristico di integrazione di objet trouvé sonori mutuati da altre culture. In questo caso è il rock psichedelico e progressivo degli anni 70. La sezione Sound Installation, Sound Exhibition, è una sezione di sound art, di installazioni sonore molto legate alla unicità acustica di Venezia e anche alla sua unicità geomorfologica. In questa sezione Andrea Liberovici e Paolo Zavagna, 2 compositori veneziani, presentano
Sound of Venice No. 2, in riferimento a John Cage, è una passeggiata acustica immaginata per il gigantesco piazzale di visione acqui di Mestre, dove il pubblico può passeggiare nei suoni veneziani del presente, ma anche nella ricostruzione dei suoni antichi, una Venezia nostalgica, acustica, scomparsa, che i compositori rimettono in vita. Antia Caddi e Marcin Petruszewski realizzano una nuova installazione sonora per altoparlanti parabolici installati nello spazio 30 della sala di Forte Marghera. Sono frecce di suono lanciate nello spazio acustico Love Numbers, coprodotta con Sonic X di Amsterdam, e i compositori quindi seguono la traiettoria di questo suono negli spazi di Forte Marghera lungo il canale trecentesco Salso che collegava la fortezza alla laguna. Tania Cortés, compositrice e performer ecuadoregna, ha ideato per lo spazio del Teatro di Mestre un'installazione audiovisiva intitolata 1195 che ripercorre, ricrea per il pubblico di Mestre, il pubblico veneziano, il viaggio del suono nello spazio architettonico della Basilica di San Marco e nella storia di questo viaggio sonoro. Alberto Hanhaus è un giovanissimo artista, musicista veneto che presenta Colonization, Sea Invasion, un'installazione multisensoriale per materiali organici e odori e basata sulla sonificazione dei processi di fermentazione e decomposizione delle alghe della laguna di Venezia. Louis Braddock-Clark, sound artist e geologo amatore inglese, ha concepito un archivio sonoro installativo intitolato Weather Gardens, dove costruisce dei giardini sonori pensili, creati con i suoni del vento e i suoni del movimento dell'aria, creati dalla natura ma anche rimodulati dall'uomo, per esempio nelle grandi distese di impianti fotovoltaici. No, e quindi nell'insieme di questi progetti emerge Venezia e la Laguna come uno strumento musicale globale, un generatore di suoni concreti unici e spettacolari, ma anche di stili musicali storici fondanti e di grandi sogni uditivi che sono sogni auratici della modernità. E la sezione Club Micro Music è una sezione che presenta performance di elettronica live, sono concerti concepiti per gli spazi del Teatro alle Tese dove il pubblico potrà accedere liberamente, quindi un ascolto completamente libero e informale, e sono invitati artisti, sound designer, DJs, producer riconosciuti internazionali, insieme ad alcuni progetti molto speciali come il cineconcerto del giovane compositore e performer congolese David Shongo e anche la partecipazione per un concerto del mitico collettivo inglese degli Otecro. E in questa sezione si mette in evidenza il contatto tra il trattamento del suono registrato ideato dai primi studi di musica elettronica degli anni 50 e la cultura sperimentale attuale DJ, dove samples acustici, quindi frammenti di suono provenienti da musiche preesistenti, sono svincolati dalla realtà preesistente e originaria per essere ricomposti secondo nuovi e innovativi codici formali. Nell'ambito di questa sezione, La Notte di Battiti è ideata con Pino Saulo di Radio 3 e presenta la prima italiana di The Julius Eastman Memorial Dinner, un capolavoro di Jace Clayton, DJ Rapture, insieme a due live di Jerome Ellis e Lamin Fofana. Nella Notte di Nero, in collaborazione con lo studio creativo Nero di Roma, Steve Goodman, Code 9, influente DJ e producer inglese, fondatore dell'etichetta Hyperdub, presenta un DJ set in collaborazione con la producer e performer Lorraine James. E la collaborazione tra la Biennale Musica e il Festival Sonic Axe di Amsterdam è suggellata dalla lunghissima notte di Sonic Axe con diversi DJ, performer, compositori, sound artist che si esibiscono per la prima volta a Venezia con il progetto video e drammaturgia luci di Teresa Baumgarten. Il concerto finale di questa sezione è affidato all'inedito collettivo live formato da due famosi sound designer del cinema, Nicola Becker e Robert Eike Aubrey Love.
C'è poi una sezione completamente diversa, intitolata Stilus Fantasticus, è una sezione dedicata agli organi veneziani e all'organo come primo strumento, meccanismo di amplificazione e diffusione del suono in uno spazio dato. E si esibiranno quattro organisti nelle chiese di San Salvador, San Trovaso, agli organi del Conservatorio Benedetto Marcello, mettendo in luce la straordinaria fattura degli organi creati a Venezia da Gaetano Callido, Franz Zanin, Jürgen Hendrik Arendt. I programmi sono ispirati alla produzione organistica della Scuola di San Marco del 1500 e al termine Stilus Fantasticus, coniato da Johan Mattheson per descriverne la complessità, l'ordito polifonico, la capacità di generare flussi sonori articolati al proprio interno attraverso un contrappunto complesso nelle partiture di Claudio Merulo, Andrea Giovanni Gabrieli, Girolamo Frescobaldi, tutte pubblicate a Venezia tra il 5 e il 600, la prima città dove veramente la musica poteva essere pubblicata, in confronto con la ricerca compositiva per organo di due performer compositori, Wolfgang Mitterer e John Zorn. Entrambi questi due performer utilizzano l'organo come strumento di speculazione compositiva e il concerto finale con The Hermetic Organ, con John Zorn all'organo, è uno spettacolo di potenza musicale e inaudita, dove il compositore polistrumentista americano molto noto, che compie quest'anno 75 anni, e cerca di realizzare una sorta di ricercare frescobaldiano ispirato alla trascendenza, alla meditazione, nel suo modo di pensare questa trascendenza. Nella sezione intitolata Digital Sound Horizons vengono presentati i progetti di giovanissimi compositori artisti emergenti, Jae-hoon Choe, Lydia Krivka Dobesh, Fabio Machiavelli, Estelle Shorp, Severin Dornier, Leonie Strecker e Alexis Wewar, per delineare una possibile mappa dei territori che legano musica e tecnologia e visitare insieme al pubblico i nuovi orizzonti compositivi del nostro tempo, attraverso tecnologie mediate, tecniche di live coding, generazione algoritmica, creazione di dispositivi sonori autogenerati, ideazione di habitat acustici mediati da processi biologici, utilizzazione del web come archivio sonoro generativo e spazio compositivo, lo studio e lo sviluppo di reti neuronali vive ingegnerizzate e sonificazioni compositive di materiali scientifici. I giovani creatori presentano la nuova era della sintesi sonora, data dalle nuove possibilità di forgiare onde sonore digitali che collegano mondi biologici e musicali, dove frequenze artificiali, digitali e di sintesi stimolano nuove forme ibride di estrema e inaudita bellezza sonora. Gay Binary e Nathan Thompson presentano Music for Surrogate Performer, basato su un sistema generativo attivato dalle cellule neuronali lasciate in eredità dal grande compositore americano Alvin Lucier. E questa composizione è basata su una produzione innovativa e avveniristica presentata dal Festival Ars Electronica di Linz nel 2017. Brigitta Montendorf, compositrice transmediale, presenta Orbit, a War Series, Space Oratorio for AI Voices e 3D Audio, con voci disincarnate di donne torturate durante le guerre attuali che rivivono grazie a tecnologie deep learning applicate alla generazione vocale. E questa programmazione è stata realizzata esplicitamente e appositamente dal collettivo di ricerca informatica ucraino Rispishar, che sarà poi ospite a Venezia. Nella sezione Sound Studies si creerà un laboratorio permanente tutti i giorni alle 11 nella biblioteca meravigliosa dell'archivio ASAC ai Giardini. Ci saranno tavole rotonde, lecture dei protagonisti del festival, per esempio una tavola rotonda moderata da Roberto Calabretto della Fondazione Ugo e Olga Levi, una tavola rotonda moderata da Gerfried Stocker, direttore artistico
artistico di Ars Electronica a Linz, una tavola rotonda moderata da Remco Scorbius, direttore artistico del Festival CTM di Berlino, 4 nuove lezioni di musica, a Tom Service alla BBC Radio 3 l'onere e l'onore di parlare invece dei lati critici e pericolosi dell'era del digital listening. Quindi tutti gli incontri saranno animati, presentati, dibattiti poi moderati dai giovani musicologi selezionati nel programma Scrivere in Residenza dell'Archivio ASAC della Biennale, coordinati da Vincenzina Caterina Ottomano. Quindi il college di quest'anno, Biennale College Musica, è anche perfettamente integrato nella produzione del festival, con 10 nuove produzioni selezionate tra quasi 300 candidature arrivate da 61 paesi del mondo, e il gruppo di tutor internazionali che segue giovani artisti comprende alcuni dei più illuminati tra i protagonisti della nuova era digitale legata al suono: Miller Packett, Leone d'Argento, Gerfried Stocker, direttore artistico del Festival Ars Electronica Linz, Kyoka, producer, DJ e compositrice giapponese, Tirico Duis, ingegnere del suono e compositore francese, Brigitta Muntendorf, compositrice sperimentale austro-tedesca, Oscar Pizzo, direttore artistico, musicista e drammaturgo italiano, Yoko Shimizu, biologa, artista transmediale e multimediale e parte del famoso Future Lab di Ars Electronica, Ali Nikrang, musicista, pianista, compositore, professore alla Hochschule di Monaco di intelligenza artificiale e creatività musicale e anche parte del team di Ars Electronica Future Lab. L'insieme di queste presenze, l'insieme di queste produzioni e questi 10 giovani nuovi talenti confermano il progetto del college di creare un cenacolo internazionale di discussione e elaborazione sull'innovazione creativa nell'ambito musicale, come anche sarà confermato dalla nuova produzione di 6 audio documentari da parte di Giovanna Natalini per 3 soldi di Radio 3. Ho quasi concluso. Nel 2023 si svolgerà la terza edizione del premio della giuria degli studenti dei conservatori italiani, dove un gruppo di studenti under 25 giudicherà tutte le produzioni del festival, tutto il programma del festival sottoposto a questo concorso, e i giovani musicisti daranno il premio alla migliore performance e alla migliore produzione sotto la guida del giovane compositore studioso veneziano Jacopo Caneva. Il catalogo della Biennale Musica è progettato dallo studio creativo e casa editrice Nero, è curato da Oreste Bossini e presenta lavori di grafica digitale dell'artista messicana Melissa Santamaria e nuovi articoli e contributi scientifici commissionati dalla Biennale Musica a Brian Eno, Miller Packett, a Nina Etzheim, Juliana Snapper, Tom Service, Philip Sherborn, Matteo Pasquinelli, Paul Hautmeier e Paolo Dacol. Rimando al calendario per tutto quello che non ho potuto definire meglio, e come immaginate un programma così complesso implica un inedito sforzo produttivo e organizzativo, e ringrazio quindi il presidente della Biennale Roberto Cicutto e il team della Biennale per condividere con me e con tutti gli artisti invitati questo grande viaggio all'interno del suono. Grazie Lucia. Trovo che non solo la tua competenza ma la passione rendono vivi ed emozionanti anche delle pagine che lette mi avevano terrorizzato, perché io come farà a dire tutto e come farà soprattutto, è veramente straordinaria, complimenti, grazie. E adesso la competizione si apre con la danza, vediamo prima la clip introduttiva. Thank you.
Buongiorno a tutti, è davvero un piacere essere con voi, essere qui oggi in occasione del 17° Festival Internazionale di Danza Contemporanea che viene presentato e il cui titolo è Altered States. Siamo seduti nell'auditorium al buio in attesa che inizi lo spettacolo, è quel momento prezioso prima che si alzi il sipario, quel momento in cui tutto è possibile, il respiro rallenta mentre l'attenzione dell'esperienza collettiva e la condivisione con la platea ci incoraggia a scrollarci di dosso le energie della giornata e a prepararci per questo ritaglio di tempo. Ci troviamo in uno stato fluido fatto di attesa, curiosità e aspettativa, uno stato di incoscienza beata. Avvertiamo sensazioni che provengono da dentro di noi. È la nostra chimica interiore, il nostro senso di interocezione che freme. E proprio in questo istante, immersa nel flusso sanguigno, centinaia di sostanze chimiche attraversano il nostro corpo. Si tratta di sostanze chimiche naturali che determinano il modo in cui pensiamo, sentiamo, parliamo e agiamo. Ci condiziona quasi del tutto ogni volta che sperimentiamo una reazione, un pensiero o un'emozione, spesso senza renderci conto che possiamo gestirle anche in maniera attiva, alterando delicatamente l'equilibrio chimico interiore, così da influenzare la nostra respirazione, i movimenti, l'empatia e la comunicazione. Quando danziamo, assistiamo a straordinarie performance di danza, le sensazioni corporee più profonde provocano cambiamenti, poiché le reazioni chimiche che avvengono dentro di noi alterano le nostre percezioni in tempo reale. Il respiro si accelera, gli occhi guizzano, il battito cardiaco aumenta e il petto si contrae. Oppure ci calmiamo, ci rilassiamo, gli occhi si spalancano, i peli sulla pelle si rizzano, le connessioni tra il cervello, il corpo, la mente e il mondo si rimodellano e a volte, e quando siamo fortunati si trasformano. Può capitare di sentirci euforici, stimolati, eccitati, infuriati, sorpresi, adrenalinici, trasportati o più semplicemente siamo lì, seduti con le lacrime che ci scorrono lungo il viso. È il potere della danza. Maggiore la nuova affinità con l'opera d'arte, più radicale lo stato di alterazione nel muoversi dal prosaico al profondo. La danza, quindi, è in grado di cambiare il nostro stesso stato d'animo. Il programma di Biennale Danza 2023 si svilupperà in 5 aree tematiche, live e installazioni, la Biennale College, collaborazioni, le film, gli incontri con gli artisti, gli workshop. E gli artisti delle opere selezionate per Biennale Danza 2023 sono alchimisti del movimento. Il loro lavoro è guidato da un'insaziabile curiosità di esplorare e sperimentare sia nel processo creativo sia nella performance attraverso l'improvvisazione, l'installazione somatico-sensoriale, il minimalismo radicale o sorprendenti deviazioni di forma e contesto. In sostanza sfidano le ortodossie tradizionali della danza e così facendo ci consentono di provare sensazioni corporee inedite, collegando quello che percepiamo come modelli esterni del mondo con le nostre mappe interiori più inesplorate e dunque alterando i nostri stati di comprensione ed esperienza. Siamo lieti quest'anno di commissionare nuovi progetti di un festival che prevede 7 prime mondiali, così come siamo entusiasti di presentare 3 prime europee e 9 prime italiane che includono artisti di spicco della danza mondiale e voci emergenti innovative. Nell'arco di 17 giorni saranno in scena a Venezia oltre 150 artisti in 89 eventi. Inoltre ospiteremo in residenza le produzioni di artisti che debutteranno con noi, dando loro tempi e spazi per provare, sperimentare e sviluppare tecnicamente i loro progetti in vista di tour internazionale. Si inizia con una collaborazione importante che celebra una delle artiste
del movimento più dotata e rivoluzionaria del secolo, Simon Forti, il nostro leone d'oro. In una dinamica collaborazione tra Biennale Danza e il Museo d'Arte Contemporanea di Los Angeles e il Museo d'Arte Moderna di New York, Biennale Danza 23 presenterà l'inaugurazione europea della prima mostra che esplora in profondità la monumentale carriera di Simon Forti, artista visionaria. È forse più nota come coreografa, ruolo che la mostra metterà in evidenza attraverso le performance delle sue rivoluzionarie Dance Constructions con un cast di artisti e creativi di Biennale College. Al tempo stesso Forti può essere considerata in modo più ampio come un artista che lavora con il movimento. Guardando oltre Dance Constructions, la mostra ripercorrerà i 6 decenni di lavoro incisivo dell'artista, illustrando l'ampiezza e la profondità della sua pratica attraverso opere su carta, video, ologrammi, effemera e documentazioni sulle performance. Presentando progetti realizzati dagli anni 60 a oggi, Simon Forti rende omaggi a un artista di spicco che ha ridefinito per sempre il dialogo tra arte visiva e danza contemporanea. Tao Yi e Duan Ni, che sono i nostri leoni d'argento, porteranno per la prima volta a Venezia la loro eccezionale compagnia Tao Dance in occasione delle prime europee di 13 e 14, grazie a un'estetica rigorosamente austera e minimalista. La compagnia Tao ipnotizzerà e sfiderà il pubblico con un innovativo sistema di movimento circolare. Il corpo sarà presentato come un elemento da percepire per il suo fascino ottico, privo di rappresentazione, narrazione o contesto. Esisterà semplicemente come oggetto fisico. Mettendo in discussione la nostra percezione del tempo, Tao Dance ci sfida ad entrare in uno spazio meditativo, mettendoci in comunicazione con i nostri più profondi paesaggi emotivo. In occasione della Biennale Danza 2021 abbiamo accolto una Doherty a Venezia come nostro leone d'argento e l'abbiamo invitata a presentare in futuro un nuovo progetto sognante. Nella sua importante opera in anteprima italiana per Biennale Danza 2023, una tornerà a Venezia con l'inquietante Navy Blue, commissionata alla stessa Biennale, con musiche di Rachmaninoff e Jamie XX. Il lavoro viscerale e conflittuale dell'artista analizzerà dove siamo stati, in che direzione ci stiamo muovendo, lanciando un appello urgente al cambiamento della società. Un'ode forse alla crudeltà e all'inutilità della vita è attraversata la bellezza sorprendente e scintillante di Doherty, frammenti di speranza che si protendono nell'oscurità. Il danzatore e coreografo di fama mondiale Carlos Acosta porterà per la prima volta in Italia la sua esplosiva compagnia cubana Costa Danza, formata nel 2015 per valorizzare e potenziare i giovani talenti creativi della danza emergenti a Cuba. Acosta Danza, con i suoi incredibili danzatori, ha conquistato il mondo con performance appassionate e audaci dallo stile gioiosamente eclettico. I coreografi Michaela Taylor, Alexis Fernandez, Maca Yadei Ponce e Sidi Larbisher qui condivideranno il proprio lavoro strabiliante in un programma in 4 parti che include la prima mondiale del sensazionale danzatore venezuelano Javier De Frutos. I nostri bandi aperti ad artisti, coreografi italiani e nel mondo per commissioni della Biennale Danza ha generato candidature sorprendenti. L'iniziativa non solo ci offre l'opportunità di scoprire talenti emergenti in tutto il mondo, artisti con idee brillanti pronte per essere realizzate con il desiderio di presentare il proprio lavoro nel contesto della Biennale, ma apre anche la Biennale stessa a nuovi dialoghi arricchenti, conversazioni e collaborazioni. L'artista multidisciplinare canadese, Andrea Peña, vincitrice del bando internazionale, presenterà a Bogotà una performance dall'approccio coraggioso e cruda, volta a esplorare nuovi movimenti e forme ibride, nonché a ripercorrere le nozioni di morte e risoluzione attraverso una lente barocca post-industriale, queer e latinoamericana. Con Vanishing Place, Luna Cenere, vincitrice della commissione italiana, continuerà la propria ricerca sul dialogo tra il corpo nudo, la postura, l'oggetto, il paesaggio e il gesto, penetrando il cuore stesso di ciò che è la danza. Mom di Michael Keegan Dolan irromperà sul palcoscenico in una virtuosa maratona di danza e musica della durata di 90 minuti che incarnerà ogni singola emozione umana, mettendo insieme il musicista tradizionale irlandese Cormac Bagley, virtuoso di concertina, l'ensemble europeo di musica classica contemporanea Stargazy e 12 danzatori internazionali della compagnia Teak Damsa. MAM è un luogo dove si incontrano solisti ed ensemble classico e tradizionale, locale e universale.
mentre Variations del parigino Rachid Ouramadane metterà in scena in un'opera musicale estrema al limite della trance due assoli danzati in modo fenomenale, in cui il nostro quotidiano normale stato di veglia, ipnotizzato ed elevato a un'esperienza di profonda alterazione. Pontus Lidberg lancerà con noi la sua nuova compagnia in occasione della prima mondiale commissionata dalla Biennale Danza On the Nature of Rabbits, che è un tour de force collaborativo. Il team di Pontus include il regista animazione vincitore di un Emmy Jason Carpenter e il compositore vincitore di un Grammy David Lang. On the Nature of Rabbits intreccia una vera storia di anime in cerca di connessione, amore e sessualità nei primi anni 90 e una riflessione sull'evoluzione della nostra relazione con la natura in tempi di rapidi cambiamenti. Destrutturando la danza di strada e sfidando la percezione dell'hip hop, il lavoro emotivamente carico, teatrale e popolare di Botis Seva mescolerà danza urbana, testo e teatro fisico nell'obiettivo di creare un nuovo mezzo di comunicazione originale e diretto. La premiata compagnia di Seva, Far From The Norm, invita a un dibattito su questioni politico-sociali e sul mondo contemporaneo. In questa prima italiana, attraverso ricordi di infanzia e traumi della vita adulta, Black Dog si interroga su come combattere i vizi per trovare un senso di pace. E per quanto riguarda l'installazione, l'anticonformista australiano Lucy Guerin porterà all'arsenale la sua insensibile curiosità e sfiderà la gravità attraverso l'uso di 39 pendoli nella sua installazione dal titolo Pendulum, creata in collaborazione con l'artista delle percussioni Mattias Schack-Arnott. Per tutta la durata del Festival Biennale Danza 23, i performers si aggireranno in mezzo a un campo di pendoli in movimento, ciascuno composto da una campana sospesa che non farà che suonare, pulsare e ronzare. In una danza con la gravità, i performer attiveranno le campane che le lanceranno, le afferreranno, le fermeranno, le faranno ruotare, le schiveranno e resisteranno alla loro oscillazione. Il potere e la vulnerabilità del corpo umano si riveleranno attraverso il tentativo di controllare l'incessante salita e discesa del peso del pendolo in una scenografia in eterno movimento. E noi, il pubblico, sentiamo noi lo scorrere del tempo, costruendo empatia intima e cinestetica con il performer, il pendolo. Abbiamo svariate collaborazioni quest'anno. Alcune di loro si svolgeranno a Mestre in un progetto speciale per Biennale Danza 2023. Infatti al Teatro del Parco il lavoro coreografico di Lucy Guerin, Split, acuto ed elegante, rifletterà i dilemmi della relazione con se stessi e con gli altri in un mondo caratterizzato da una pressione crescente da risorse ridotte. Con la partitura musicale del compositore britannico Scanner, Split costituirà una stimolante meditazione strutturale trasformata in movimento. Lo scorso anno Indigo Lune, la nostra fotografa in residenza 21-24, ha presentato i suoi ritratti intimi della Biennale Danza 21, svelando incontri epici con il nostro passato recente. Mentre il regista Ravi Depriis, per l'archivio della Biennale, ha ripreso tutti i nostri eccellenti artisti e le loro performance in alta definizione e con più telecamere. La collaborazione continua. Indigo e Ravi saranno entrambi in residenza per la Biennale Danza 2023, portando avanti la loro prospettiva unica su un mondo speciale come il nostro. Cercare l'esposizione dei loro lavori nel catalogo di Biennale 23. Biennale College è stato un punto di forza di Biennale 2021 e 22, visto la partecipazione di giovani artisti straordinari e fantasiosi, cresciuti a ritmo esponenziale durante i 3 mesi di lavoro intensivo a Venezia. La nostra ambizione è di mettere in contatto i talenti in erba con opportunità di apprendimento, formazione, tutoraggio e creazione senza pari è stata rafforzata dal successo delle 2 edizioni passate. Per ogni nuova stagione riflettiamo e rivediamo la nostra offerta con l'obiettivo di raggiungere risultati formativi elevati nell'ambito di questa meravigliosa serie di Festival Internazionale della Biennale. Ancora una volta 16 giovani danzatori provenienti da tutto il mondo e 2 giovani coreografi saranno in residenza alla Biennale Danza 2023, frequentando corsi, laboratori, repertorio e soprattutto dando vita a nuovi progetti. In una commissione speciale, il fenomeno cinese della danza Xi Xin, reduce dall'esperienza all'Opera di Parigi, creerà all'Arsenale una coreografia inedita in collaborazione con i partecipanti al college, portando avanti l'intenzione di far lavorare con Biennale College i più grandi artisti
artisti di danza viventi. Siamo entusiasti del fatto che i nostri studenti saranno protagonisti dell'allestimento dell'opera duo di William Forsythe e sperimenteranno il corso intensivo di tecnica Forsythe tenuto da due dei più importanti danzatori della compagnia, ossia Riley Watts e Brigal Joker. Inoltre Biennale College avrà un ruolo centrale nella celebrazione del Leone d'Oro, Simon Forti, riproducendo le dance constructions che fanno parte della mostra retrospettiva. Sarah Vox Swenson, coreografa, danzatrice specialista nel lavoro di Forti, sarà a Venezia per insegnare e riallestire le dance constructions per conto del MoMA. Avere Shea Sheen, Simon Forti e William Forsythe a Biennale College 2023 è una testimonianza straordinaria della qualità del lavoro che stiamo svolgendo e della fiducia che gli artisti ripongono nel lavoro di Biennale College, incoraggiando creatività e talento della nuova generazione di danzatori e performer. Biennale College è ugualmente impegnata a investire nella prossima generazione di talenti della danza, concentrandosi sui giovani artisti e sui coreografi emergenti. Attraverso coproduzioni, residenze e inviti, siamo in grado di fornire un sostegno significativo ai giovani artisti e di facilitare i progetti a cui senza di noi non riuscirebbero ad accedere con facilità. Quest'anno Biennale College commissionerà due nuovi talenti internazionali e una nuova creazione. A fine mese l'annuncio dei loro nomi. Per le nostre rassegne di film sulla danza hanno sempre vantato un pubblico coinvolto fin dal loro esordio ed è dunque un'iniziativa che intendiamo proseguire anche quest'anno. Nella Biennale Danza 23 presenteremo opere cinematografiche degli artisti ospitati al festival e importanti novità di registi affermati. In questa stagione proporremo anteprime di artisti di generazioni diverse, tra cui un film autobiografico della coreografa settuagenaria britannica Sue Davis, in collaborazione con David Hinton e Hugo Glendinning. Le conversazioni e le opportunità di discussione con gli artisti, prima e dopo gli spettacoli, consentono di indagare il loro lavoro e la loro visione artistica. Sono un'occasione di scoperta e approfondimento. Nel corso dell'edizione 23 offriremo possibilità di incontro ancora maggiori, portando avanti e ampliando il programma di mentoring con il nuovo gruppo di giovani giornalisti e studiosi di danza della Biennale. Forniremo loro una solida base per la carriera e stimoleremo il pubblico grazie ai dibattiti avvincenti. Inoltre, ogni artista ospite della Biennale Danza 23 durante il festival terrà workshop per una vasta platea di partecipanti. In questo modo il programma dei laboratori in continua espansione continuerà a un pubblico eterogeneo di danzatori professionisti e amatoriali di sperimentare dal vivo gli incredibili universi corporei dei talenti della Biennale. Molti workshop infatti saranno aperti, incoraggeranno attivamente i danzatori dilettanti a prendervi parte, a godere del potere della danza in azione. Quest'anno Bottiseva condurrà uno speciale laboratorio partecipativo a Mestre, ispirando con la sua energia positiva e condividendo la sua visione collettiva. E siamo entusiasti che Bottega Veneta sosterrà ancora una volta la nostra visione e il nostro programma della Biennale 2023. Sviluppare e rafforzare giovani talenti creativi è fondamentale per entrambe le nostre mission. Il loro sostegno a Biennale College e ai nostri artisti internazionali in termini di risorse, patrocinio e profilo, soprattutto collaborazione artistica, è una partnership speciale che apprezziamo. Grazie per essere andati oltre. La nostra Biennale Danza Altered States vi invita ad alterare la vostra chimica interna, a cambiare il vostro modo di essere attraverso l'esperienza della danza, dei danzatori, dei coreografi, dei compositori e dei lavori pensati dagli artisti per portare altrove e più in profondità. Mentre ci prepariamo ad accogliere le informazioni sensoriali che i nostri corpi ci restituiscono minuto per minuto, influenzando ogni nostra decisione, percezione, movimento ed emozione, affidiamo al teatro il nostro apparato sensoriale perché sia dirottato e sollecitato, stimolato e arricchito, influenzato e commosso. E se non altro, lasciamo che una danza eccezionale ci trasporti oltre le parole, fuori dal nostro emisfero razionale e sempre verso il nostro personale altered states. Grazie mille. Caro Wayne, siamo tutti pronti ad accettare questo invito.
che è rivolto nel finale del tuo intervento, pronti veramente a trasfigurarci chissà in cosa durante il tuo festival. Fioi si dice in Veneto, tocca al teatro, sicuramente anche voi, come i due direttori precedenti, dimostrerete che lo sforzo in più che con piacere Biennale ha fatto ve lo meritavate. Via. Esercitare la meraviglia, esercitarsi a non sapere e restare incantati dal possibile intorno a noi. Buongiorno a tutti, eccoci per la terza edizione a raccontare Biennale Teatro, a interrogarci dove stia andando sì il teatro contemporaneo, ma anche noi
razza umana pensante, in questi tempi controversi di barbarie e smarrimento. Raccontare la possibilità di un viaggio, di una radiografia, di una rianimazione, di un'ipotesi di riflessione tra poetiche ed estetiche eterogenee, attuate allo scopo di innestare una qualche condivisione, un principio di dubbio. Il ringraziamento anche quest'anno va al presidente Roberto Ciccutto, che in primis ha permesso di tentare un incanto prolungato, facendo crescere il festival a dismisura con ben oltre 2 settimane di programmazione. 15 giorni di sogni, di visioni, di caos rivitalizzante. Senza contare un ringraziamento speciale a ogni reparto di Biennale, a ogni singolo elemento, la cui alacre professionalità ha consentito di realizzare questa ennesima avventura. In questa estate 2023 viene firmato un racconto attingendo ad un inchiostro lussureggiante, verde. Più precisamente è la tinta Emerald a fare da pigmento rabdomantico contro questo ostinato scolorare che culturalmente ci mangia le coste del nostro sapere, del nostro confrontarci. Il paese di Oz è un regno immaginario, al cui centro si trova la città di Emerald City, un luogo di prodigi dove la protagonista del film di Fleming, Dorothy Gale, viene scaraventata over the rainbow alla ricerca di qualcosa di meno materiale della sua esistenza, alla ricerca probabilmente di un senso. Lo smeraldo assurge così a colore di sortilegio, tinta vaticinante, l'Itaca, l'approdo magico di chi conquista la propria consapevolezza, una gemma attraverso la quale osservare il mondo. Quindi, per proprietà transitiva, la topografia di Emerald è il teatro. Il tornado di Dorothy Gale diventa così metafora della malia che lo spettacolo dal vivo compie, strappandoci dal reale per ammarare in un mondo dove tutto è possibile, persino imparare a vivere. In una società sorda, codarda, in una governance di Stato che struttura solo leggi e regole, limitando la possibilità di immaginazione, che viola diritti discriminando adulti e minori, manifestando retoriche anti-immigrazione, anti-differenze, il palcoscenico si trasforma in una polis dove non è richiesto passaporto o iscrizioni, dove il clandestino è rigenerazione, dove i padri si possono scegliere, dove la differenza si trasforma in valore e l'omologazione diventa vizio sterile. Emerald è il mistero, il sottratto, l'incantesimo, l'inspiegabile, il rapporto dell'uomo con il prodigio di sé, la sua relazione con la natura, il suo eludere la gabbia sociale per recuperare una dimensione morale più ampia. L'uomo di latta, il leone pavido, lo spaventapasseri non sono forse gli artisti che con le loro mancanze, con la loro potenza creativa, le loro architetture impalpabili, ci tengono per mano nel viaggio per comprendere che tutto quello di cui avevamo bisogno è dentro di noi. Non è dunque il teatro quello smeraldo prezioso e gagliardo che ci aiuta a smascherare i ciarlatani finti maghi che ci circondano con le loro pozioni precotte, tutte identiche e rassicuranti. Un'edizione 2023, quella di Biennale Teatro, fatta di sortileggi, di relazione con il fattore crescita, con il verde che diventa metonimia di un rigoglio non solo planetario ma soprattutto morale. Le scarpette rubino di Dorothy vengono calzate per affrontare un viaggio identitario spirituale, una funzione che il teatro ha assolto e continua ad assolvere, specchio di una società che necessita di confronto per non restare pietrificata nell'osservazione della propria immagine e nel plauso altrui. Alla luce di tali riverberi metaforici sono state messe a fuoco 2 figure di outsider che per poesia e impegno civile possiamo considerare sovrani di un regno bisognoso di maghi. Il Leone d'Oro, attribuito quest'anno alla figura di Armando Punzo, racconta la funzione etica di un artista che da 30 anni nutre il palco con la sua stessa esistenza, entrando quotidianamente in prigione per sciogliere le gabbie di una condanna che è solo nostra, ergastolani fuori sede, ammanettati alle nostre convinzioni. L'immaginazione e le barriere, l'isolamento e la fantasia, possibile vie di fuga dalle nostre paure,
verso un'identità ricomposta. Con lo spettacolo Nature, frutto di una ricerca degli ultimi anni, Punso e la Compagnia della Fortezza accenderanno il faro di Emerald il prossimo 15 giugno. Il Leone d'Argento quest'anno viene attribuito all'ensemble fiammingo F.C. Bergman, che con il loro linguaggio anarchico intriso di estetica pittorica, danza, poesia e tecnologia avanzata, creano apocalittiche fiabe moderne in cui l'uomo si dibatte in una dimensione tragicomica esistenziale. Het Land Nood, lo spettacolo che presentano qui a Biennale Teatro, è in prima nazionale in uno spazio fatato, smisurato, ricreato in un hangar di Marghera. Un prodigio via l'altro, quello di Emerald, che viene soffiato fra le ciglia di ogni regista presente in questa edizione 2023. Le nuove creature mitologiche sono quelle che hanno fatto della loro esistenza un incantesimo, che sono passate attraverso i colpi della vita e che attraverso la cultura e un'anima spiegazzata possono condividerne un volo, una riflessione per restituirci uno sguardo pronto a rivelare l'inatteso del quotidiano. Dunque la bacchetta magica di Armando Punso rintraccia lo splendore nel buio degli istituti penitenziari. Le scope volanti degli F.C. Bergman sorvolano le gallerie del Museo Reale di Belle Arti di Anversa per fotografare l'assurdo delle nostre esistenze. L'erbolario di Tiago Rodriguez dissecca spunti sulla libertà individuale contro quella massificata. I sortileggi sonori di Federica Rosellini, fusi alle cabale di Giacomo Garaffoni, si sfidano in singolar tensione con quelli oceanici di Fabiana Iacozzilli, che governa le smaterializzazioni di Tolia Djokovic, stabilendo un voto infrangibile. La malia di un sonno profondo viene fatta a pezzi dalle incantagioni morali di Boris Nikitin. Gli ippogrifi metamorfici di Romeo Castellucci volano sulla Via Lattea negromantica di Bashar Murkus. L'elfo immortale di Gaetano Palermo si perde tra gli oggetti levitanti di Morana Novosel, le mappe in trasformazione nelle quali transitano gli interrogativi di Mattias Anderson svelano numeri per l'aritmanzia a El Conde de Torrefiel. La rettilofonia di Valerio Leoni conforta il percorso nella foresta oscura di Noémie Godal e Maël Poésy alla ricerca della pietra filosofale. Ognuno di loro, legato all'altro dalla necessità di progettare il contemporaneo con cotanta magia rivelatrice, una cometa luminosa che illumina i percorsi di questo confuso oggi. Novità di quest'anno, la scelta di produrre i testi vincitori del bando di drammaturgia dell'edizione 2021, Garaffoni e Djokovic, che vedranno la luce dei loro allestimenti ad opera di due giovani registe appartenenti al firmamento del panorama italiano, Fabiana Iacozzilli e Federica Rossellini. Biennale Teatro, con queste due produzioni, rimarca la sua volontà di cura verso i nuovi talenti per rendere stabili le fondamenta di domani. Se la rappresentazione è di per sé un atto di falsificazione, allora ben venga l'incantesimo, atto a spazzare via qualunque tentativo di naturalismo che non ha più potestà in palcoscenico. Un mondo plurale, un metaverso eterogeneo dove si possa scegliere di diventare qualunque cosa di cui sentiamo la necessità. C'è una tale quantità di vita, di respiro, di rabbia, ostinazione e coraggio, che non è possibile spenderle alimentando un totem in cui ci siamo incastrati. Il teatro brulica di idoli avvizziti, stereotipi artistici, novelli feticci che disperatamente cercano una scorciatoia attraverso canoni rappresentativi logori. E poi c'è la luce, verde, ad indicarci un via, di nuovo, una seconda possibilità, un rilancio. La bacchetta magica indica il sentiero e l'incantesimo è la cognizione di un'unicità sfolgorante che si fa ascolto partecipato. Il teatro, l'arte devono tornare ad occupare l'enorme spazio del vuoto che abbiamo dentro, costruito dalla nostra stessa incuria. È un'utopia, certo, ma siamo così sicuri di non avere oggi più che mai bisogno di chimere per nutrirci. La magia fiorisce se solo lo permettiamo, se solo diamo voce alla possibilità di cambiare. Philip Roth asseriva: ci si inventa vicenda, ciascuno è frutto di un incantesimo altrui, siamo gli uni gli autori degli altri. Emerald, Biennale Teatro, Venezia 2023.
Dopo questa estate, nulla sarà come prima, almeno per me. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Assumersi il rischio dell'avventura nell'ignoto, prestare orecchio all'inaudito, stimolare l'inedito e abbracciare lo straordinario sono alcune delle nostre missioni per il mandato 2021-2024 come direttori artistici di Biennale Teatro. Spetta a noi il ruolo non solo di scopritori rabdomanti attraverso un instancabile lavoro di scouting, ma anche e soprattutto di guida, sostenendo le giovani generazioni di creatori e i loro ensemble, permettendo loro di uscire dall'invisibilità e dalla precarietà, dando a queste compagnie di artisti la possibilità di cercare e ricercare, edificando uno spazio di accoglienza e di scambi, una sorta di greenhouse, una serra, in cui far germogliare in autonomia una differente visione del mondo e rafforzare il proprio vocabolario personale fuori dai sentieri battuti, dalle tassonomie normative e dal mainstreaming della cultura. Non una semplice scommessa sul futuro, ma un obbligo, una responsabilità artistica ed etica nei loro confronti, segnalando e facendo conoscere il loro lavoro e soprattutto nei riguardi del pubblico. Per questo integriamo le giovani creazioni nel cuore stesso della nostra programmazione del festival e non in una sezione specifica o separata, infondendo calore, nutrimento, luce e fornendo, per quanto possibile, i mezzi necessari per individuare i pilastri fondamentali in cui poggeranno l'architettura del loro pensiero e le loro potenziali espressivo e comunicative durante tutto il processo di sviluppo di un nuovo progetto. A favore quindi della giovane creazione emergente a Biennale Teatro, ogni anno vengono pubblicati 3 bandi college aperti a candidatura per registi e registi under 35, autrici e autori under 40 e da quando ci siamo insediati nel 2021 anche per performer site specific italiani e stranieri under 40. Un crocevia intergenerazionale di idee e di sensibilità, un cantiere per la circolazione di saperi e di esperienze, un terreno fertile per l'incontro di desideri e opportunità. Noi, in qualità di direttori artistici, effettuiamo una selezione basata sulla capacità di scivolare sulle solite rotte conosciute verso le più autentiche e decentrate periferie di senso, sulla promessa di una molteplicità di codici e alfabeti, sulla prospettiva di un rinnovamento dei linguaggi corporei, scenici e drammaturgici e l'affermazione di un'estetica e di una poetica originali e indipendenti, alimentando un immaginario polimorfo per scoprire, come dalla cupola di un osservatorio stellare incantato, altri angoli visivi, svelandoci così mondi prodigiosi e in continua metamorfosi. I vincitori per la categoria regia, un vincitore e 2 vincitori per le sezioni drammaturgia e performance, ricevono dalla Biennale Teatro un sostegno in termini di produzione, tecnica e logistica, ma anche un costante supporto artistico da parte dei 2 direttori al fine di realizzare al meglio la singolarità, l'unicità e l'integrità del loro progetto. A salire sul primo scalino del podio e condividere la medaglia d'oro del bando della 3ª edizione di Biennale College Teatro Site Specific 2023, unico nella sua specificità, sono l'italiano Gaetano Palermo e la croata Morana Novosel. Presentando Swan in un tempo fluttuante tipico del sogno, il regista catanese Gaetano Palermo ci immerge nel cuore del labirinto della vita con una performance rapsodica, elaborando una partitura personale di segni, eliminando radicalmente l'apporto della parola, aprendo squarci di fascino amaro che portano alla superficie la sensazione di un pericolo incombente,
raffigurando la nostra condizione attuale di cigni in esilio, coscritti in un cielo straniero, bocconi di carne vivente che per la loro salvezza si tengono in piedi unicamente con le proprie forze, sterzando il dolore e la sofferenza per rendere l'esistenza più sopportabile. Fluid Horizons è la creazione della croata Morana Novosel, in cui rivoluziona l'assunto performativo, investendo lo spettatore, prono fruitore di estetica, con lo stesso atteggiamento passivo e sopraffatto imposto dalle piattaforme streaming di intrattenimento, della capacità di assumere su di sé la regia di una riflessione culturale, diventando performer lui stesso. Lo spettatore lasciato nel limbo di un mélange, di una congerie di fonti sonore, voci riprodotte, stracci di appunti, tasti da premere sul telefono, si osserva nell'azione di appropriazione di altri spettatori. E così l'artista Novosel ci pone in una condizione quasi divina nello scegliere gli eventi e dar loro un significato, restituendoci le capacità residue da rimettere in gioco per una rivoluzione soprattutto umana. Carolina Balucani con Addormentate e Stefano Fortin con Cenere si sono aggiudicati il Bando College Autori Under 40 della Biennale di Venezia 2022, nel germinare un presente apparentemente realistico, una via di fuga, una lacerazione dell'anima in risonanza con le inquietudini dell'oggi. Le due mise en lecture saranno dirette dai registi Giorgina P. e Fabrizio Arcuri. Nell'ambito del College di Biennale Teatro disponiamo anche, come anello di congiunzione tra territori, culture e generazioni, di un mosaico di 7 masterclass tenute da un eminente corpus di maestri: Romeo Castellucci, F.C. Bergman, Monica Capuani e Francesco Morosi, Angelica Liddell, Francesco Micheli, Ron Howell, Davinia Rodriguez, Andrea Porcheddo e Armando Punzo. In più, un workshop di drammaturgia di Davide Carnevali riservato a 10 candidati. Il compito di questi maestri è di svelare e soprattutto di condividere con i nuovi tessitori di sogni e trafficanti di bellezza il loro universo, le loro utopie e le soluzioni determinanti del loro specifico linguaggio personale. Insieme esploreranno le zone di frontiera tra immaginazione e realtà, in una ricerca prospettica poetica, oltrepassando gli angusti limiti di un posizionamento strettamente egocentrico, per conquistare un respiro collettivo rigenerante, una passerella provvidenziale gettato sull'abisso della solitudine che separa gli uni dagli altri, per giungere ad un approccio plurale e aperto che non oscuri la dolorosa verità delle ferite individuali che spuntano come rossi papaveri nel grande fossato di cespugli spinosi che caratterizza il nostro tempo presente. Non permettiamo alle corazzate Potemkin dei totalitarismi di ogni tipo, che ci minacciano giorno dopo giorno e sempre più, di privare i nostri bambini della libertà di immaginazione e del prodigio di percorrere il sentiero ocra di girasoli e lastricare la loro strada di mille sogni e desideri per un futuro migliore. Grazie. Bene, grazie veramente, grazie a tutti. Io, mentre saluto chi ci ha seguito in remoto, ricordo le date dei festival: teatro dal 15 giugno al 1 luglio, danza dal 13 al 29, dal 15 giugno al 1 luglio, danza dal 13 al 29 luglio, musica dal 16 al 29 ottobre. Anche per danza, musica e teatro, come per tutte le altre esposizioni e festival della Biennale, anche quest'anno
Faremo di tutto per raggiungere la certificazione di neutralità carbonica, un impegno in cui Biennale sia molto, come dire, appunto, concentrata fin dal 2021 e che sta dando risultati importanti sia dal punto di vista dell'adozione di misure dirette che con compensazioni per tutto quello che non si riesce ancora a fare con mezzi propri, compensazioni economiche. Quindi ringrazio ancora chi ci ha seguito e in attesa del salutarci di persona per chi c'è qui, chiudo la diretta streaming e do 5 minuti di pausa per chi qui in sala voglia eventualmente rivolgere qualche domanda ai nostri direttori. Grazie a tutti.